Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Tina Cipollari, dopo gli ultimi avvenimenti, non ha potuto fare a meno di schierarsi dalla parte di Gemma Galgani. Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Negli ultimi anni, ha fatto divertire e commuovere il pubblico. Nella puntata del 19 febbraio, però, è successo qualcosa che l'ha turbata profondamente. La diretta interessata, a seguito di alcune parole, è anche scoppiata a piangere. La colpa è da attribuire al comportamento di uno dei cavalieri. Questa volta, la situazione è diventata davvero pesante. Tina Cipollari, sempre pronta ad attaccare la dama, ha cambiato totalmente rotta. La difesa, svelando le presunte motivazioni dell'uomo e invitandolo a dire la verità. Tina Cipollari va su tutte le furie, Gemma Galgani ferita da un cavaliere. La recente esterna di Gemma Galgani ha preso una piega inaspettata. Credeva di poter costruire qualcosa di buono, ma il diretto interessato ha deciso di fare un passo indietro. Il suo atteggiamento, ovviamente, ha aperto la strada a una serie di domande. È stato proprio lui a spiegare il motivo del gesto compiuto. Ha ammesso di essere rimasto scosso dalle parole di Tina Cipollari sulle numerose frequentazioni della dama. La diretta interessata è rimasta senza parole. Non ti sembra di esagerare un po'? Ma tu lo sai che mi stai offendendo? Hai creduto a un qualcosa che non c'è? La donna non è riuscita a trattenere le lacrime. Per lei, è stato un momento difficilissimo da affrontare. È apparsa ferita e umiliata dalla situazione. Probabilmente, non si sarebbe mai aspettata un simile atteggiamento da parte di Giancarlo. Tina Cipollari, inaspettatamente, ha preso le distanze dal cavaliere. A parer suo, ha cercato solamente un modo per allontanare Gemma e dedicarsi alle altre dame del parterre, una scusa meno banale. Ma quanto sei ipocrita! A te questa donna non ti interessa, ci può stare, ma non mettere questa scusa. A te non te ne frega proprio niente, anche perché Gemma la conoscevi. Il comportamento di Giancarlo sembra confermare la tesi dell'opinionista. Dopo la puntata, infatti, ha lasciato il numero a Sabrina, Sara e Monica. Anche Gianni Sperti, tra gli applausi generali, l'ha accusato di aver avuto un comportamento inappropriato. Sei stato un cafone in questa esterna, non le hai portato rispetto. Il diretto interessato, tuttavia, non pare abbia compreso la gravità della situazione. Ha continuato a giustificarsi, facendo riferimento al suo passato e negando le accuse. Io ho detto le cose che sentivo.